Buonasera a tutti voi, bentrovati con Campionato dei Campioni. Ci siamo lasciati col minuto d'apertura con il Napoli in vantaggio 2-1 al San Paolo. È successo di tutto in questi pochissimi minuti. Il Bologna ha ribaltato nuovamente il risultato con i gol di Koné, bellissimo il gol del giocatore, e poi anche con Portanova. Quindi attualmente siamo al 44esimo minuto del secondo tempo. Napoli 2, Bologna 3, partita stupenda e anche reti splendide, poi le commenteremo nel corso della trasmissione. Una trasmissione che ovviamente partirà con la fuga, a maggior ragione dopo questo risultato, della Juventus. Parleremo anche tanto di Milan e di Inter, perché con i loro presidenti ci sono tante frasi che fanno discutere. Io presento subito i nostri ospiti, parliamo tanto di fuga della Juve, ben trovato da Alessandro De Michele di Poker Stars. Ciao, buonasera a tutti. E parleremo, come ho detto, anche tanto di Inter, in questo caso però Giancarlo Besana, cioè, a commentare. Buonasera, buonasera a tutti. Mentre dalla frangia milanista, un ex giocatore con i controfiocchi, Stefano Eragno. Ciao, Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Nuovamente un interologo, Massimo Buscemi. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti e a tutti gli spettatori. E invece Andrea, il nostro tecnico, il nostro mister Alessandro Scanziani. Ah, non un ex giocatore. Ci vuole anche una figura tecnica. Qualche partita l'ha fatta Scanziani. Ha cambiato talmente tante squadre che non potevi anche perché hai smesso prima tu. No, non sapevi come presentarlo adesso. Mister, va bene così, riassume tu. Commenteremo con voi tutti i nostri argomenti, grazie anche alla voce e alla bellezza di Vanessa Marchetti. Ciao Vanessa. Ciao, buonasera Andrea, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E ricordiamo i nostri contatti, potete scriverci al 336-746-384 sulla nostra pagina Facebook Campionato dei Campioni su calcissimo.com. Benissimo, allora siamo al primo minuto di recupero, mancano 2 minuti e poco altro ancora, sempre 3-2 per il Bologna, noi vi terremo aggiornati, nel frattempo iniziamo parlando della Juve. Diciamo che la Juve è campione d'inverno a questo punto. Beh, a questo punto con questo parziale sì, con 2 partite che mancano alla fine del girone d'andata, la Juve ha più 7 dall'Inter, seconda in classifica, poi tra poco vi mostreremo la graduatoria aggiornata, una Juve che si appresta a diventare campione d'inverno. Giancarlo, un rendimento che fa paura. Eccola qua, bravissimo Stefano Peduzzi in coordinamento a lanciare subito la classifica. L'Inter è seconda a meno 7 punti dalla capolista. Juventus, che io non sono troppo amante dei numeri, ma così mi pare a spanne, rispetto all'anno scorso ha perso 2 partite già, mentre l'anno scorso non ne aveva persa alcuna in questo momento, e tuttavia credo abbia fatto più punti dell'anno scorso, perché è stato migliore il rendimento anche con le piccole. L'anno scorso l'ha sprecato magari col Chievo. Ti do il dato preciso, con la partita di oggi, con la vittoria di oggi, la Juve ha già eguagliato i punti del girone d'andata l'anno scorso con 2 partite in meno. Quindi pensavo superato, pur avendo perso 2 partite e sappiamo con chi Inter e Milan. Comunque è chiaro, la classifica è specchio fedele del rendimento fin qui della Juventus, che ha dominato. Mentre Massimo Buscemi fino alla fine della partita lo diamo per perso. Stefano, tu hai notato un effetto Conte? Sono 3 partite con Antonio Conte in panchina, la Juve non ha subito nemmeno un gol e l'ha vinta tutte e 3. Questa domanda me l'avevano fatta già in parecchi, il fatto che contava o no la presenza di Conte in panchina. Conta, perché alcune sfumature io l'avevo viste anche da di fuori, da spettatore, perché in Coppa Campioni, se ci fosse stato in alcune partite Conte, l'avevo detto. Non mi ricordo che l'espressione, dettagli, una roba così. No, le sfumature devo dire che le vede meglio degli altri due, anche senza nulla togliere, però. Anche perché hanno fatto molto bene anche Carrera e Alessio. Diciamo che è un giocattolo che ha creato lui con grande qualità, con la società alle spalle, perché si vede che è figlia di un programma, però Conte ha dato veramente la mentalità giusta, i giocatori capiscono che ha in grande forza. Visto che si dice sempre che l'allenatore incide poco, invece mi sembra che Conte in questo caso incida molto. Ma solamente dal punto di vista caratteriale, però quasi. Solamente dal punto di vista caratteriale o con Conte in panchina cambia qualcosa anche a livello tattico, mister? Ma dal punto di vista tattico non credo, perché comunque le direttive erano sempre le sue, anche dalla panchina o dall'alto. Penso magari arrivano più direttamente. Sì, no, ma probabilmente la preparazione, perché lui non è che lui sta in tribuna e basta, lui non poteva neanche andare negli spogliatoi prima della partita, durante l'intervallo, per cui la sua presenza negli ultimi minuti di preparazione alla gara sono diversi se c'è lui che segue un percorso di tutta la settimana o se ci sono gli altri collaboratori. È vero che gli altri collaboratori
dicono quello che direbbe lui, però un discorso è dirlo, il tuo allenatore con un certo modo, con una certa intensità, con un certo linguaggio, è un conto, invece sono i collaboratori. Intanto è terminata la gara del San Paolo, il Bologna batte il Napoli proprio nelle mura amiche alla squadra partenopea 3-2, è una partita incredibile risolta alla fine. In zona Cesarini, bravissimo, con il gol tra l'altro di Portanova, il capitano del Bologna al rientro dopo la lunga squalifica dovuta allo scandalo del calcio scommesse. Il Napoli rischia, lo sappiamo, una penalizzazione in classifica, perché avrà probabilmente i due punti domani o dopodomani, i due punti di penalità, non voglio infierire, ne parleremo. Cannavaro probabilmente ne parleremo nel corso della trasmissione, anche perché quest'oggi in campo, Giancarlo, poi approfondiremo i due capitani della propria Portanova e Cannavaro, per dire che piove sul bagnato. Piove sul bagnato per il Napoli. Io guarderei le pagelle di questa Juve che è ufficialmente, matematicamente campione d'inverno. Eccole qua. Allora, spicca questa partita di oggi. Sì, sì, per il Juve Atalanta 3-0. Spicca il 7 a Chiellini, il 7,5 a Marchisio, l'8 a Pirlo. Conte ha parlato di Andrea Pirlo in conferenza stampa. Forse per lui, dice Conte, gli attribuirei il pallone d'oro un giorno sì e l'altro pure. Anche il 7 di Vucic. Questa è un po' una notizia per un giocatore che fino ad oggi era stato molto discontinuo. Comunque io molto positivo. Ha fatto un gol oggi dopo che non segnava da gennaio. Certo. Però, quali grandi qualità, grandi assist. Basta pensare al colpo di tacco di domenica, che ha smarcato il suo compagno per il gol, pur partita. Però a livello di goleador, in effetti, il Buccini lascia un po' desiderare. Scusa. Alessandro, è una Juve che ti lascia ancora più sicuro con l'arrivo di Conte? Sì, no, beh, certo. Rispetto alle ultime partite sono un po' calati gli esterni, infatti oggi anche Samuel Lichtsteiner, tutti e due 6 e 6 dalle pagelle, perché tra Schelotto da una parte e Peruso dall'altra sono riusciti a tenere botta abbastanza bene. Poi sì, è un valore aggiunto perché comunque, come diceva il mister prima, c'è comunque certe imbeccate. Sfumature, lo diceva Stefano, quindi giusto per copyright. Certe imbeccate che arrivano direttamente dalla voce di chi comunque segue gli allenamenti tutta la settimana, ti urla dietro, non ti lascia probabilmente il tempo di respirare. Nedved ha detto un paio di domeniche fa che è finita la pacchia per i giocatori in campo, quindi è anche vero. Cioè, oggi io ho visto la prima mezz'ora di Juve-Atalanta, poi non c'è stato più bisogno, insomma, di prestarci troppa attenzione perché la partita era ampiamente chiusa e si sono mangiati il campo con l'unico problema foga. Potrebbe essere quando ricomincia la Champions, perché la Champions ti porta via tante energie sia fisiche che mentali, per cui riuscire a giocare con la stessa intensità quando ci sarà la Champions. Proprio di questo parleremo tra poco, anche perché ovviamente ci sono notizie di mercato che si stanno rincorrendo sul famoso top player, ma per aprire il capitolo dedicato al tuo mondo, Alessandro, il mondo di Poker Stars, a proposito di grandi campioni, tu hai anche sfidato. Sì, mi sono trovato a giocare con dei grandi campioni di altri sport, sia del passato che del presente. Non so, ho giocato con Boris Becker, per dire, che per me è stato un idolo. Avendo ha fatto 5-6 ace. Beh, no, in realtà gli ace li stracciamo, li abbiamo fatti stracciare, Giancarlo. Dai, Boris Becker, poi dai, dicene un po'. Ma guarda, di ex calciatori, per esempio è capitato di vedere Vieri al tavolo, o Mauro Bressan, visto che qualche Vieri puntata fa. Vieri gioca a poker come giocava a calcio, attacca. Diciamo che io me lo ricordo meglio, insomma, non sul tavolo verde, ma altro. Tu al tavolo intendi dire il live? Nel live, giusto? Sì, sì. Poi, vabbè, è capitato di giocare con Gigi Buffon un torneo online, perché Gigi Buffon è stato testimonial di PokerStars.it. Perché io che mi sto avvicinando pian piano al mondo del poker, è meglio l'online per il momento. È meglio Buffon. È meglio Buffon. Sì, sì, sì. Vabbè, l'avrei detto comunque. Sì, anche se non fosse stato vero. Ti devi esporre. Meglio online per fare pratica, sicuramente. Cioè, puoi giocare anche gratuitamente se vuoi, puoi iniziare a vedere come di fatto funzionano le dinamiche del giochino. Poi dal vivo ci sono altri aspetti. Dal vivo socializzi con la gente, ti capita di giocare con un po' chiunque, ti può capitare al tavolo. Quindi tu dici prima ti fa un po' di pratica. Scusa, una curiosità. Prego. Ma è un gioco che possono permettersi tutti, oppure è sempre comunque un gioco selezionato da una determinata categoria di persone? No, è un gioco che possono assolutamente permettersi tutti, nel senso che, ma io posso fare un esempio: in un torneo dal vivo, in un casinò, che sono gli unici posti, insomma, abilitati ad ospitare queste manifestazioni, mi sono trovato a giocare al tavolo con un numismatico, un avvocato, un meccanico, piuttosto che un dottore,
uno studente, un nulla facente. Ma quando ci permette, quindi, vuol dire? Permettersi, non economico. No, a certi livelli chiaramente, dipende, ci sono diversi livelli. Ci sono tornei online, sicuramente se lo possono permettere tutti, perché ci sono tornei che costano 50 centesimi e ti possono permettere, attraverso meccanismi di qualifiche successive, ad arrivare a competere, a giocare dei tornei che hanno un buy-in invece di 2000 euro, per esempio. Quindi con 50 centesimi posso arrivare anche a vincere una scatola. Io non l'ho mai capito, scusami se mi permetto della tua pazienza, ma cioè 50 centesimi quanto dura la partita a mano? Giusto? Ma, no, dipende, cioè c'è un torneo, cioè nella modalità torneo si possono pagare 50 centesimi di iscrizione, vengono date delle chips e poi il torneo può durare 4, 5, 6, 7 ore. Sempre con 50 centesimi? Beh, sì, perché i 50 centesimi sono l'iscrizione, ti danno, che ne so, 10.000 fish, che sono chips nominali, che hanno un valore assolutamente ludico, non legato. Le prossime curiosità di Massimo Buscemi e di altri nostri ospiti nel blocco successivo, dove parleremo ancora di Juventus, perché appunto c'è il mercato che incombe, c'è un top player che è vicino allo sbarco a Torino. A tra poco. Mentre Buscemi continua a parlare, come avete visto, senza... No, ho da fare una precisazione, perché è entrato durante il nero pubblicitario, è entrato un regista e giustamente ha fatto presente, in quanto Luca Valtorta è un preciso tassonomico, a Besana, che non è vero che Vucinic da gennaio che non segnava, ma non segnava in casa da gennaio. Perché hai trovato in Luca, il nostro bravo regista, l'Eugenio Danese. Che sappiamo solo io e te per ragioni anagrafiche. Allora, io non invidio Stefano Eragno questa sera perché è in mezzo proprio a due fuochi. Io aggiungerei che non segnava in casa in campionato, perché ha segnato in Juve in Coppa Italia. E con le braghe bianche. Perché questo è un po' nere. Allora, facciamo così, per mettere un attimo di ordine, andiamo da Vanessa per leggere i messaggi che ci arrivano da casa. Vanessa. Sì, Antonio ci scrive: oggi si è chiusa ufficialmente la corsa al primo posto, se mai ci fosse stata. Alberto invece ci scrive: sono interista, ma da tifoso coerente do molto merito alla Juventus per la sua forza in campo e solo lei può decidere se continuare la sua positività in classifica o rallentare per farsi raggiungere dalle altre. Il destino deve venire da Juve, insomma. Questa è una cosa che rende concordi più o meno tutti. Io chiederei alla regia di mandare in onda la formazione che oggi ha schierato Antonio Conte contro l'Atalanta, perché ci sono delle novità che può riservare il mercato. Innanzitutto questa è l'11 sceso in campo allo Juventus Stadium con davanti Giovinco e Vucinic. Giovinco un po' sciupone, soprattutto nel secondo però tempo. Però questa sembra la coppia d'attacco che privilegia Conte. Esatto, ormai però Stefano Eragno, con l'arrivo di Didier Drogba, aspetta perché la Juve ovviamente non dice mai gatto se non l'hai nel sacco. È vero, è un piacere. Ecco, che poi ti arriva Stellini. Questo è vero, ma io Stellone. Sto chiedendo un parere, ma un parere di mercato a Stefano Eragno. Drogba ce lo vedresti bene in questa formazione? Io penso che chiunque vedrebbe bene in qualsiasi squadra roba, anche se ha 33 anni, perciò non 33-34 anni, perciò non avrà grandissima vita, però vista in questa Juventus un uomo d'aria del genere, Vucinic dietro di lui, che poi penso che sia il gioco che predilige, anche fare andare un po' Vucinic dove vuole, non solo sacrificarlo, anche se spesso lui si allarga per fare le cose migliori, però dietro le punte, dietro la solita punta che potrebbe essere drop up, diventerebbe una Juventus devastante. Mi pare che con lo stesso Conte, bravissima la nostra regia, Maurizio che ha inserito Drogba in questa mi pare che lo stesso Conte, sarebbe bello per loro, abbia escluso l'eventualità del top player. Mi pare aver sentito dire, se non altro per rispetto a questo gruppo. Quindi stiano tranquilli, quella frase lì, i tifosi stiano tranquilli, si presta a delle varie interpretazioni, io ho capito. Stiano tranquilli che andremo avanti come siamo, perché siamo più che sufficienti così. Tra poco le leggeremo le dichiarazioni di Antonio Conte in proposito, io passerei un altro cartello grafico che invece recita i perché sì e perché no di Didier Drogba, così poi relativi a Didier Drogba e poi li commentiamo con
il mister Alessandro Scanziani. Quindi i motivi che vorrebbero Drogba a Torino, insomma, è l'attaccante che fisicamente manca alla Juve, ha un'esperienza internazionale, è un top player di sicuro valore e ha il solo costo dell'ingaggio. Lo ricordiamo, Drogba gioca in Cina nelle file dello Shanghai. 25 milioni. Si parla, diciamo che si parla di 3 milioni e mezzo per... No, 3 e mezzo offre la Juve, 5 chiede lui. Bisogna trovare il compromesso. Diciamo che... non è che quando compra l'Inter... Hai ragione. Cesare, commentiamo questi motivi favorevoli all'arrivo di Drogba a Torino, mister Scanziani. Non compra Drogba. Abbiamo difficoltà. Può darsi che sia vero che alla Juve manchi un attaccante fisicamente forte, però non mi sembra che la Juve prediliga tantissimo l'andare sul fondo, mettere palloni dietro o rilanciare lungo, per cui ha bisogno della torre in mezzo all'area o davanti che faccia da catalizzatore per poi distribuire. Per cui finora ha fatto benissimo in campionato lo scorso anno, sta facendo benissimo quest'anno, abbiamo appena detto che il campionato lo può perdere solo lei. Il problema potrebbe essere a livello europeo, ma il prezzo di questo giocatore, il fatto che a gennaio ci sia la Coppa d'Africa, per cui un mese e mezzo potrebbe andare via. Forse nei perfino c'è vale la candela, vale il gioco? Cioè, siamo sicuri che se arriva Drogba la Juve riesce ad essere così competitiva anche a livello europeo da essere alla pari di Barcellona, Real Madrid, forse in questo momento non stando neanche tanto bene, però Manchester, Borussia Dortmund e compagnia, punto di domanda, non lo so. Se arrivasse lui, sì. È vero che i giocatori si mettono a sua disposizione e non si rompa un po' il giocattolino che è stato fatto? Punto di domanda. C'è anche da dire, è vero, è legittimo il dubbio, c'è da dire che la Juve aveva preso questo Bender, probabilmente inutile, lo ha perso, quindi a livello di organico andrebbe a coprire una lacuna e con una relativamente modica spesa avrebbe un giocatore che, come hai detto tu e come diceva la grafica, ha spessore internazionale, esperienza, tutto quello che volete. Il problema è se appunto il si cala subito nella nostra spesa, qui si paga di 5 milioni, 10 milioni per 6 mesi o per un anno e mezzo, i 5 milioni. Il problema è che potrebbe sussistere è proprio il fatto che lo perdi per la Coppa d'Africa. Perché no, sarà indisponibile nel periodo della Coppa d'Africa, quindi si parla del mese di gennaio. Ha 34 anni, il suo rendimento è destinato a calare, il suo tipo di gioco rischia di non essere adatto a Conte. Sono abbastanza d'accordo sul perché no, su queste analisi. Anche sull'ultimo punto, e Ragno lo sappiamo non è d'accordo. Su quest'ultimo punto è tutto da dimostrare, lui deve entrare, magari Drogba è bravissimo, per cui si può mettere al servizio sia per un certo tipo di gioco che per il gioco che è Conte, per l'amor di Dio. Però lo voglio vedere. Tu sei partito da questa analisi, infatti. Non necessariamente la Juve ha bisogno forse di un centravanti. Giancarlo, parlare solo tu. Ma perché non sarebbe nel posto giusto nello schema di Conte? Cioè, è un giocatore che può dar profondità e come lui penso nessuno al mondo possa fare, può farti da sponda. Su 34 anni, come la pensi? Il problema è, forse ne avrà anche, visto il colore della pelle, ne avrà anche 45, però avrà ancora questi 3-4 anni da giocare. Visto che la Juventus è una squadra che spesso e volentieri comanda il gioco, e si sa benissimo, Sandro, sei stato giocatore, quando la squadra comanda il gioco si fatica anche un pochettino meno. Lui essendo poi la punta terminale potrebbe anche, visto anche i 34 anni, riposare un pochettino di più, far tornare un pochettino gli altri, però sono convinto che potrebbe, anche per come è lui come giocatore, perché non è uno che non si risparmia, è un generoso, è uno che secondo me qualche palla, anche se dovesse arrivare qualche cross, potrebbe mettere il peso giusto. Secondo te ha un'età indefinita? Secondo me, a non essere precisi. Però diciamo che forze ne ha da vendere comunque, se cala un pochettino ha sempre forze sufficienti. Prima della puntata Alessandro De Michele parlavamo insieme di Drogba. Sì. E tu diciamo esponevi qualche perplessità. C'è un... ma no, ovviamente, cioè, d'accordissimo su tutte le valutazioni tecniche, perché voglio dire, io ho un paio di perplessità, erano riferite al fatto
che abbia realmente motivazioni per mettersi nuovamente in gioco, perché lui ha vinto, si può dire, tutto quello che doveva vincere, e quindi cioè, che non venga a Torino a svernare, insomma, cioè, la Juve non è una squadra che viene a svernare, quindi ok. E poi, più che un discorso di natura strettamente tecnica, cioè sai, in attacco nella Juve si sono creati degli equilibri che sono abbastanza, secondo me, sottili. C'è Quagliarella che ha mandato a quel paese Alessio uscendo da San Siro, e adesso oggi ha ritrovato il campo per grazie di Antonio Conte, insomma. E c'è, cioè, Giovinco è spesso fischiato dal pubblico. Si rompono gli equilibri. Cioè, magari ne viene a dare uno definitivo della serie, giocano Vucinic e Drogba. Tutti gli altri, certo, quando loro non sono disponibili, certo, si rendono disponibili. Scusa, loro. Intanto, però a quel punto lì incrini il gruppo. Appunto, sì, però, questo è il discorso. C'è il rischio. Senti, stavi rispondendo poco fa a Massimo Buscemi riguardante, a proposito di campioni, i campioni che hai sfidato, sì, e le sue, sì, perplessità. No, Massimo mi chiedeva con quanto si poteva giocare. È molto parsimonioso. Questo è un gioco che ha avuto. Faccio un esempio che ha reso questo gioco molto, molto famoso. Cioè, l'esplosione, il boom del poker è dovuto alla storia di tale Chris Moneymaker, che nel cognome aveva già scritto un destino. Fabbricatore di soldi. Faccio soldi. Che ha vinto un satellite nel 2006, mi sembra. Aveva vinto un satellite online dal costo di $30. Vinto questo torneo. Un satellite vuol dire un torneo, cioè, che metteva in palio il ticket per partecipare, okay, al campionato del mondo di poker, okay, alle World Series of Poker di Las Vegas. Lui ha giocato un torneo col costo pagato tipo $25-30, qualcosa del genere. Ha vinto il suo biglietto da $10,000, è andato a giocare a Las Vegas gratuitamente, e complice qualcuno da lassù, complice le sue abilità, ha vinto il campionato del mondo di poker, vincendo tipo, non so, una cifra di svariati milioni di dollari, meno di $7 milioni, ma più di un paio, adesso non ricordo esattamente. Ha fatto anche un film, ne hanno fatti diversi di film adesso sul poker, e quindi lui, diciamo, è stato l'incarnazione del sogno di chiunque, questo, perché sì, voglio dire, una persona, adesso non so che mestiere facesse prima, però non era né un genio prestato alle carte, per me. Ed era una persona normalissima, però sì, diciamo che la vera occasione del poker possono averla tutti. Sono rimasto, certo, ai tempi miei, ai, sì, tempi anche di Besan. Sì, parò, buio, guarda, contro buio. Ok, adesso io non capisco più, adesso c'era due, cinque carte. Sì, vabbè, però giocavi anche la telesina. Giocavi la telesina con due carte scoperte, sì, 5 e mezzo. Questo era una telesina. Ok, adesso questo qui è una telesina. Ah, una telesina. Sì, perché telesina, due carte coperte, le due hall cards. Facciamo così, domani sera ci incontriamo io e te, Giancarlo. Facciamo la telesina. Andiamo su pokerstars.it e ci facciamo una. Ma lui dice sempre una partita. Dai, noi torniamo. Noi torniamo tra poco, perché c'è da parlare del Milan. Milan oggi vincente contro il Pescara. Analizzeremo la gara e poi analizzeremo anche le parole di Berlusconi, che faranno sicuramente discutere. A tra poco. Rieccoci in studio. Prima di parlare di Milan, chiudiamo l'argomento Juve con dei messaggi da casa. Vanessa. Sì, Carlo chiede a Buscemi: ritieni sia giusto dire che, vedendo come giocano le inseguitrici della Juve, il calcio italiano si sia livellato in basso? A parte che non capisco perché ci sono i ragni, gli scanziani, e devono chiedere a Buscemi, però va bene, dai, vorrebbe abbandonare l'aula. I parenti non si fanno chiamare. Dai, Massimo, andiamo spediti. I parenti che seguono il calcio non ce ne sono più molti. Andiamo spediti, Massimo. No, adesso a parte gli scherzi, devo dire che effettivamente c'è un dislivello verso il basso del calcio italiano, e lo si vede anche nei giovani, nella stessa nazionale che ha dei giocatori che ai tempi di questi due fuoriclasse non giocavano forse probabilmente neanche in Serie A. Quindi effettivamente, cioè, è più un calcio di movimento, più un calcio muscolare. Sono 30 anni che sento dire questa cosa. Però è la verità. Sono 30 anni. È la verità. Ricordiamo tra l'altro che, a proposito di calcio italiano, calcio internazionale, quest'oggi il Chelsea ha perso la finale del Mondiale per Club contro il Corinthians, 1-0, rete di Guerrero, quindi Benitez non è riuscito il double in tre anni nel vincere questo ambito trofeo. Questo per dire che il calcio inglese non sta passando veramente un gran momento. Qualcuno
sul nido del cuculo, il cuculo va a prendere i nidi degli altri uccelli. Venite con l'Intra come ha fatto così. Stavolta invece chiamato. Non è riuscito. Vanessa, abbiamo ancora le parole da casa? Sì, Daniele ci scrive, ma Quagliarella non avrà capito la lezione, io lo farei giocare. Potrebbero giocare Quagliarella. Oggi ha fatto una roba, uno stop, una girata al volo, meritava un gol meraviglioso. È entrato subito in partita. Sì, una cosa bellissima. Sì, andate a vedere perché è una delle sue caratteristiche. Stop, l'acrobazia. Si gira e in un francobollo tira una randellata e il portiere gli ha fatto una gran parata. Vabbè, chiudo. E alla tua età sei riuscito a vedere tutto Sapevo. Questo? Sapevo. Sì, complimenti. Daniele suggerisce ad Alessandro di parlare di Intellipoker. Ah, quindi anche da casa suggeriscono gli argomenti. Sì. Preparato. Bello, bello questa cosa. No, ma è bello. Cos'è? No, Intellipoker, che sta per evidentemente poker intelligente, sì, è la scuola di poker di pokerstars.it. È una tautologia. Non la puoi giocare. No, dai, come, è una tautologia. Giancarlo, vale interromperlo ogni tanto. Ti assicuro che... Per quello che ho visto io, molti giocano in maniera assolutamente non intelligente. Il motivo ma per non cui... vincono mai. Appunto. Quindi, Intellipoker, la scuola sì, di Poker Stars? Sinceramente sì, la scuola di Poker di Poker. Possiamo approfondirlo la settimana prossima? Perché no? Ok, certo, allora, andiamo a appuntamento i nostri... Con la Teresina che faremo con il Boucher. Se Daniele permette. Hai detto Teresina, Giancarlo non capisce più niente. Non mi piace. Allora, dai, parliamo serie, parliamo di Milan, perché oggi con il 4-1 rifilato al Pescara, anche se un po' fortunatamente addirittura sono due gli autogol degli abruzzesi, praticamente ormai in fotocopia di Abruscato e Jonas. Comunque il Milan di Massimiliano Allegri rivede la zona Champions. Che Milan ti è sembrato quest'oggi, Stefano? Ma guarda, l'ho visto anche a sprazzi, perché sapevo, ho visto l'1-0 subito iniziale dopo un minuto. Ha fatto presagire che fosse una partita in discesa, invece poi mi sono perso alcune situazioni che l'ho visto in highlights, che ha preso due pali, un palo subito dopo il 2-1, perciò ha compromesso un po' la partita, però devo dire che è girato un po' il vento. Quando prima, pur giocando anche qualche partita positiva, la sorte non era dalla parte del Milan, nelle ultime partite devo dire un po' alcune cose che sono successe, episodi che sono successi a Torino e quelli di oggi con due autogol che si è trovato comunque, anche se avrebbe certamente vinto la partita per merito, però sono situazioni che queste fanno capire che il vento è cambiato e questi risultati portano certamente positività, forza morale. È quello che ci vuole, anche se ci sono delle situazioni come mancati centrocampisti, perché adesso mancando Jonk, facendosi male, strada facendo, potrebbe aprirsi un po' un problemino a centrocampo, perché comunque alcuni giocatori devono fare partite, giocare più partite, certo. E questo magari nel proseguo del campionato può creare qualcosa. Però ha cominciato la diaspora, via! Robinho c'ha la Saudade, vuole andare in Brasile. In conferenza stampa Allegri ha detto siamo troppi, dobbiamo ridurre. Ma perché questi atteggiamenti del mio discutibile? Risponde Scanziani, Giancarlo. No, non ho capito, stanno tagliando la corda a tutti. Voglio dire, Robinho probabilmente non è più quel Milan di una volta, di 3-4 anni fa, il Milan vincente, dove stavano tutti benvenuti, bene. Ti ricordi? No, vabbè, però è anche normale che un allenatore dice che bisogna sfoltire, perché sono davvero in tanti al Milan, per cui quando devi fare, non dico la formazione, ma anche la stessa convocazione, sai che 4 o 5 devono starsene a casa, oppure vengono per fare un piacere e poi vanno in tribuna. Sicuramente un allenatore non è proprio il massimo, per cui soprattutto per gente che sai che non ti dà niente da un punto di vista né della qualità né dell'intensità durante gli allenamenti. Io mi metto nei suoi panni, ma quando io faccio l'allenamento e voglio intensità, chi metto in campo per allenare gli 11 che dovrebbero poi subire l'intensità degli avversari la domenica? Devo mettere in campo 11 che vanno tra i denti, che abbiano voglia, determinazione, corsa, che ti mettono in condizione di allenarti al 100%. Se ne ho, vabbè, ma guarda che è la stessa situazione dell'Inter, è la stessa situazione. No, stramaccioni siete, prima che arrivi qualcuno, bisogna che qualcuno se ne vada. Però, quando è una rosa di 28, 29, 30 giocatori, per un allenatore è un dramma allenarli tutti e richiedere a tutti.
Sì, Stefano, poi vi leggo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi. Il problema è che comunque Spoltire sì, proprio perché il Mesba gli acerbi, forse in futuro, visto che lui Traoré conosce bene i Traoré, cioè questi giocatori che non possono dare... Sicuramente c'è stato un errore di fondo e di valutazione, però il problema è se dovesse andare via Robinho, anche se a tanti non piace, però è quel giocatore che in questa squadra e quando sta bene è quello che ti crea la superiorità numerica, ti mette in condizioni di far aprire alcuni varchi, alcuni spazi ad altri giocatori che hanno diverse caratteristiche, e questo può essere un problema. Decisivo. Però è normale che se un giocatore vuole andare via diventa difficile tenerlo, anche perché secondo me se vuole andare via è già un giocatore che mentalmente non può comunque dare. Milan ha sempre avuto nel suo organico comunque giocatori di esperienza, leader carismatici. Pare che questa filosofia comunque stia cambiando, perché oggi il presidente Berlusconi, ospite su Canale 5, ha detto Shaarawy ha iniziato a segnare un gol ogni due partite, quindi ho cambiato atteggiamento riferendosi alla cresta del giocatore. Attorno a Shaarawy stiamo costruendo una nuova squadra dopo anni di trionfi. Il Milan è la squadra più titolata del mondo ed io il presidente più vincente, ma l'anno scorso è finito un ciclo. 12 giocatori ci hanno lasciato per limiti di età, mentre due campioni ci hanno lasciato per limiti di bilancio. Stiamo ricostruendo, dice Berlusconi, e stiamo cercando nei migliori 100 giovani del mondo i nostri nuovi campioni del futuro. Pensi che abbiamo un giocatore di 15 anni che è straordinario, e qui si riferisce giocatore allenato da Filippo Inzaghi. Giovanissimo. Come si chiama? Mastur, esatto, bravissimo, non mi veniva. Quindi un Milan che sta cambiando questa filosofia, tu sei d'accordo Stefano? È un Milan che è al passo coi tempi, oppure c'è qualcosa all'interno della società che non è più quello di una volta? Se fosse vero sarebbe veramente una strada da intraprendere, perché il giovane è il futuro. Soprattutto per una società che comunque è stata vincente e magari spendere un po' meno, però spendere sempre per investire sui giovani potrebbe dare fra qualche anno qualche frutto. Poi abbiamo visto, ci sono tanti giocatori bravi, però bisogna avere il coraggio di metterli e dare a loro la continuità di gioco, perché poi è solo quella che cresce e che fa crescere il giocatore. Continuiamo a parlare tra poco, prima c'è un appuntamento, Vanessa? Sì, giusto Andrea, in questo momento c'è il super spot Toyota. In studio stavamo parlando, Mister Scanziani, di questo Milan attrazione giovane, chiamiamolo così. Allora, visti gli ultimi acquisti, non solo di quest'anno, scorso anno, così, cessioni, qualche dubbio mi sorge, perché mi sembra che più o meno le stesse dichiarazioni, le stesse parole, Berlusconi le aveva detto 2 o 3 anni fa, poi il primo acquisto fu Yepes, che di anni ne aveva 33 allora. Ma per cui starei un pochettino più attento, prima. Seconda cosa... Questi sono gli obiettivi di mercato che effettivamente comunque riguardano dei giocatori con la carta d'identità dalla loro. Sì, abbastanza, sì, magari Matri un pochettino 84, meno, sì, no, sì, 28, 20, l'anno non, è, non, 29, è giovani, non è più giovanissimo, calcisticamente parlando. Ecco, allora, e poi il secondo dubbio che mi sorge è questi 100 giocatori giovani, chi li sta monitorando? Intercampus. Il Milan attraverso i suoi osservatori, i suoi allenatori del settore giovanile che vanno in giro a vedere, o attraverso i procuratori? Perché c'è una differenza sostanziale. Questa è un'ottima osservazione. Facciamo così, la approfondiamo tra poco, dopo pubblicità, perché poi parleremo anche delle dichiarazioni di Galliani pochi minuti fa, e poi parleremo di tante altre cose come l'Inter e il posticipo del Napoli perdente contro il Bologna. Tra poco. Vicino a te Vanessa, perché volevo leggere le dichiarazioni di Galliani, lo leggete dal titolo, si è soffermato ancora su Pep Guardiola, dice non era una bufala il fatto che noi lo inseguissimo, ci è sempre piaciuto, e poi proprio sulla questione giovani, scorrendo nell'articolo riportato da milannews.it,
Leggiamo, puntiamo sui giovani e sul fair play finanziario, dice Gagliani, perché i tempi del nostro paese sono questi e abbiamo coniato lo slogan i top player non li compriamo ma li creiamo, facendo di necessità virtù. Dobbiamo crearli, ci stiamo riuscendo, stiamo setacciando il mercato mondiale degli under 22 e under 23, quindi la conferma delle parole anche di Berlusconi. Fino a giugno non possiamo comprare extracomunitari, quindi se parte qualcuno decideremo di acquistare saranno giocatori comunitari. Balotelli, che noi abbiamo riportato negli obiettivi di mercato, è un giovane italiano di 22 anni, credo che farà coppia fissa in nazionale con il Sharawi per molto tempo, però Gagliani dice in nazionale, quindi allontana la pista Balotelli. Però... Giancarlo, sì. No, vorrei ricordare a Gagliani e al Milan che i successi li hanno, maggiori li hanno costruiti partendo dal vivaio, più che dal setacciare il mercato mondiale dei 17enni. Quindi avrei preferito sentire dire loro questo, cioè ce li facciamo in casa più che andare a prendere fuori, perché lì la concorrenza è comunque tale che non aspettano che arrivi nessuno alla sveglia al collo. L'anello al naso, lì la concorrenza sarà terribile, quindi sarà molto dura anche in riuscire casa, anche a farlo trovare... in casa non è facile, no, perché a livello di giovani giovanissimi sì, in questo momento sì. L'Inter è 5 volte avanti al Milan, per allora, cui è dura. Semplicemente è il mio riportare alla storia del Milan, hanno sempre costruito sulla, e questo è un merito, sì. Hanno costruito sulle virtù del loro vivaio i grandi successi, perché per esempio Tassotti può essere quasi un'eccezione, no, è arrivato dalla Lazio, sì, però mai Filippo Galli, Baresi, Costa Curta. Allora il Milan si allontana, prendo atto che farà una politica più orientata invece la cosa che mi incuriosisce è, gradirei sapere chi sono poi questi personaggi preposti a vedere questi 200 osservatori. Gli osservatori. Hanno una fitta rete osservatori, bravo. Sì. Ovviamente neanche l'Inter. Sono quelli che hanno preso Torre. Ti può rispondere Stefano Ragno, che nel settore giovanile del Milan ha anche allenato. Sì. Ma sono quelli che ha preso Torre, questi qui? No, sono persone diverse. Lo appoggio questo veleno. In tutta Italia c'è una rete di osservatori che sono legati sia al Milan che all'Inter. Poi è normale che quelli bravi e si fa fatica a non vederli. Perciò perché anche andare a trovare il giovane bravo c'è molta concorrenza. Invece in Lombardia riuscire a trovare, anche qui c'è molta concorrenza, però riuscire a scovare quelli proprio piccoli per poter poi costruirli attraverso l'allenamento. Però non è che sia così semplice, e poi la strada è un molto, po' la scoperta dell'acqua calda e dell'ombrello, sbaglio? Sì, ma dire che voglio setacciare i 100 milioni di giovani, no, ripeto. Abbiamo menzionato Mesba, ma Mesba penso che, non so, non vorrei dire un'eresia, però si è costato qualche cosina, eppure a 15 anni penso che sia costato, non so, 500.000 euro a quell'età. No? Mastur qua bisogna aspettare anche un po' di... Sì. Beh, certo. Perché vi ricordate il giocatore del Napoli, di Napoletano che andò a Torino? Ma esatto. Che sembrava, era diventato il nuovo Messi. No? Adesso... Gioca a Modena, gioca. No. Gioca a Modena. Io mi sono perso. Qualche anno fa si era parlato di questo bambino prodigio che ha acquistato il Torino, e poi alla fine non ha mantenuto fede. Giancarlo, la solita parentesi di Marcord deve essere preciso. Torniamo. Se tu che in questo momento torniamo attuali, Alessandro. Sono parole un po' al vento per giustificare dei risultati un po' deludenti, oppure effettivamente è una politica che può essere perseguita, quella di setacciare fra i 200 giovani migliori del mondo? Ma è un discorso secondo me molto legato alla necessità di fair play finanziario e altro, insomma. Cioè, mi sembra, fa un po' specie sentirlo dire, insomma, da Berlusconi riferito al Milan, perché sono parole che sono state in bocca, non so, a Pozzo per l'Udinese fino, sono sempre lì, anche se loro hanno un target magari non del giovanissimo piuttosto che del 22enne già un minimo formato, sì, che valorizzano bene, però questo fa capire che insomma è tempo di stringere la cinghia. No, secondo me una cosa che va data di merito a Pozzo è aver creato, e secondo me prima o poi arriverà anche in Italia, una seconda squadra, il Granada, adesso ne ha tre, dove praticamente li appoggia per farli crescere. Ok, però il problema grosso è che
mentre Pozzo si può permettere di fare un campionato tranquillo, capito, partendo, certo, da un presupposto che è la salvezza, certo, il Milan può partire con un presupposto di dire ci basta fare un campionato tranquillo di metà, no, classifica o arrivare in Europa League, non credo. Per questo fa specie, come obiettivo, no, deve partire sempre per vincere, vincere o per essere comunque competitivo per arrivare nei primi due o tre posti. E allora ti faccio... quindi allora ti faccio un'altra domanda. Quanti giovani potrebbero entrare in una formazione del Milan? Due. No, magari allora ora che fai la conta di tutti i 200, siamo tutti dall'altra parte, non bisogna avere molta pazienza. Io vorrei che Berlusconi, attraverso i suoi tecnici, intanto guardiamo le pagelle del Milan di oggi, mi mettesse giù un elenco dei 100 fuori classe di 15-16 anni. Non ci sono, ma non ha detto di 15. Oggi ha giocato molto bene De Sciglio, per esempio. 23. Questo potrebbe essere un giocatore che rispecchia i canoni citati da Berlusconi. La soddisfazione sono i De Sciglio, fatti in casa, sono questi i giocatori. Oggi ha giocato bene anche Costa, che ha preso 7 dal nostro Nicola Balzani, che era accanto a me a San Siro. Quest'oggi Robinho, che l'abbiamo già citato con la sua Saudade del Brasile, è ormai una certezza al Sharawi, oggi incontenibile, ha arato la fascia sinistra. Al di là del gol, Robinho l'ha affidato gli stessi tifosi del Milan questa stagione, perché sbaglia molto, è stato fondamentale nell'anno dello scudetto, ha sbagliato una barca di gol, ma ha fatto 14 gol. Io penso che De Sciglio sia appunto rispecchi l'identikit, anche perché dico inizialmente sembrava un po' titubante, come è normale che certo, fosse così, avevano già dei dubbi, perché sentivo un po' le chiacchiere, io lo conosco bene e so delle qualità che ha, perciò nasce centrale, però era uno che vedeva già il gioco due giorni prima degli altri, no? Perciò questi tipi di giocatori, se gli dai fiducia e dai a loro l'opportunità di comunque sulla loro pelle di crescere, certo, e di giocare minuti, no, importanti, soprattutto con i grandi. Poi quelli bravi ci sono anche in Italia e bisogna avere il coraggio. E molte volte no, questo ti permette, certo, magari di perdere qualche punticino iniziale, ma poi di avere in futuro... A livello giovanile abbiamo citato... Vuol dire che la necessità, la mancanza di mezzi... aguzza l'ingegno. Proprio di questo è un proverbio popolare. Proprio di questo ha parlato oggi Massimo Moratti, il presidente dell'Inter, un Inter, mister Scanziani, che esce ridimensionata da queste partite post-Juve, perché l'Inter ha fatto i suoi 3 punti solamente in un'occasione, in casa con il Palermo, con un autogol. Cosa è cambiato dopo la vittoria a Torino contro la Juve? Ha vinto che con Napoli. Dopo la vittoria con la Juve pensavo che potesse essere la diretta concorrente, magari non per il primo posto, però subito dietro a dargli un po' di problemi. E invece poi le partite successive ha lasciato molto a desiderare, ma anche ieri, che sono stato molto attento, l'ho vista molto bene con la Lazio, primo tempo molto anonimo, il secondo qualche cosina, però ha lasciato troppo l'iniziativa e occasioni da gol a questa Lazio, non so, ogni tanto fa un modulo, ogni tanto lo cambia, spesso si dice che l'allenatore che cambia vuol dire che trasmette ai suoi giocatori la possibilità di giocare con più moduli, qualcun altro invece se lo trasmette in sicurezza, ecco, bravissimo. L'eclettismo per cui, non è sempre positivo. Se vinci allora sei un genio, se non vinci allora... Ti do la parola tra poco, prima però un altro appuntamento, Vanessa. Sì Andrea, guardiamo insieme il Super Spot Poker Star. Ci siamo lasciati con un clima infuocato provocato dalle parole di Moratti, gli arbitri, siamo sfortunati, ora aspettiamo, poi vedremo cosa fare. Giancarlo Besana cosa intenderà dire? Moratti? Posso vedere il titolo precedente a questo? Sì, No, poi dopo commento anche questo, dove si parlava di Inter danneggiata, sì, tra virgolette, o ridimensionata. O ridimensionata. Ecco, secondo Buscemi è chiaramente un Inter danneggiato, senza virgolette, sì, perché ovviamente. Questa è la grafica speciale. Secondo me, che pure sono cuore nell'azzurro, è un Inter più ridimensionata, giustamente, che non danneggiata. Ci sono stati episodi non favorevoli, Moratti adesso mi riaggancio questo titolo, anche se minacciare così non va bene. Ci sono stati episodi che hanno detto male all'Inter, no? Errori arbitrali. Certo, però non c'è dubbio che la squadra, rispetto al culmine, al top raggiunto con la gara della Juventus, è calata fisicamente. Benissimo. Fammi finire, è calata atleticamente. E cosa che mi preme sottolineare,
il signor Stramaccioni, il mister, sta facendo un po' il fenomeno. Oh. Ha toccato il tasto giusto Scanziani prima, perché attenzione, l'eclettismo è una virtù, sapere fare tante cose bene, ma rischia la confusione, rischia di confondere l'atteggiamento dei calciatori. Chiudo dicendo, sì? Faccio un esempio. Ho visto in partenza, i commentatori Sky sono accorti dopo un quarto d'ora, ho visto Zanetti partire in una posizione, per me, secondo me, assurda, per fare centrale di difesa, no? L'abbiamo poi l'ho visto l'Inter con la Lazio, dopo 20 minuti fare il centrocampista di destra, di centrodestra, poi è andato a fare il terzino basso come è nelle sue migliori attitudini, mentre Nagatomo faceva a sua volta il giro della pista. Ora, questo non è più eclettismo, questa è il giro delle sette chiese, alto a sinistra, basso a sinistra, alto a sinistra, basso a destra. Allora, bisogna trovare un sistema molto più magari più semplice, sì, perché in questo in un modulo più semplice in cui i calciatori ti si possono dare ritrovare. Anche in parte ragione, però Guarin, chiudo con Guarin migliore in campo secondo tutti, per me non ha fatto mai il centrocampista, niente, ha fatto l'attaccante aggiunto. Benissimo. Io Guarin do 5, bravo, perché ha giocato, non, perché non ha però, fatto cosa da fare, sì, nonostante il tiro sul palo, nonostante Stefano sia stato il più pericoloso, ha detto delle finito cose meravigliose di me, no, di te, a parte di te, siamo amici. Ha detto il Milan giocava alla stessa maniera, ma non aveva il vento a favore, sì, perdeva. No, ma sono d'accordo. C'è anche il Milan ha il vento a favore. Va bene, ma addirittura dicono è quasi in Champions. Però quel Milan lì lo mancava. Allora, è migliorato. Stavo facendo perché alcuni tasselli l'ha messi a posto. E noi non siamo migliorati, ma perché alcuni però, episodi sono andati. No, sì, sicuramente. Se c'era il vento a favore per noi, dovevamo. Facciamolo parlare, che già è una posizione difficile tra voi due. La squadra forte, no? E a questo punto noi parliamo spesso della Juve proprio perché è il punto di riferimento della squadra italiana in Italia in questo momento. Sta sì facendo bene, no? È la squadra che prende pochi gol. Pochi gol e incontra squadre che sembrano narcotizzate. Sì. Ma questo è un merito della Juve, esatto, certo, comunque ti do ragione. L'Inter si è presentata a Torino con una squadra, cioè si pensava che giocasse con due punte, invece no, ha messo le tre punte, è quello che mi meraviglia. Quando ti hai un'idea di squadra, non è che la prima penalità o prima partita che fai così cambi perché non hai equilibrio. Devi cercare gli equilibri, ma devi mettere in condizione anche la squadra avversaria di preoccuparsi più del tuo però gioco che non. Mi scherzi, una settimana tanto fa stavamo parlando di un Inter anti-Juve dopo il successo sulle Napoli. Siamo secondi in classifica. A meno 7, però. Ma cosa vuol dire? Sempre secondo. Ah, va bene, ok. In Italia facciamo il a dare le etichette poi a togliere. Io parlo esclusivamente di concetto. Ci sono alcune squadre che vogliono diventare grandi o che grandi già lo sono, che hanno una loro filosofia di gioco e vanno avanti su quella strada. Qualche volta è ottusità, per l'amor di Dio, non è discusso. Però se io voglio impostare la mia squadra come sta facendo per esempio la Juve da due anni a questa parte, è arrivato un allenatore che ha sempre giocato con un modulo completamente diverso, no? Sempre giocato col 4-4-2 o 4-2-4, che dirsi voglia, no? È arrivato la Juve, ha capito che c'erano dei problemi, no? Ha cambiato modulo, va avanti per la sua strada, senza nessun problema. No? Gli dà, questo gli dà sicurezza. Allora, mi pare di capire. Ognuno sa cosa deve fare. Io sono cogliendo i suggerimenti di Scanziani e Bezzana, mi pare di capire che Stramaccioni in questo rendimento negativo dell'Inter abbia le sue colpe. Noi, anticipando le vostre critiche, abbiamo fatto una sorta di processo. Il capo che dovrebbe essere il propulsore della squadra. Guardiamo insieme questo cartello grafico. Due partite che Cambiasso, lo vedi? Leggiamo insieme, Buscemi e Bezzana. È da settembre che non vi voglio insieme e puntualmente vi ci ritrovo. Ma allora, il tridente ha dimostrato di essere fondamentale per l'Inter. Snyder è fondamentale per il gioco che può dare alla squadra. Eccolo lì, allora, con
Con questa diciamo, ragione si vuole anche interpellare Stramaccioni, e io lo faccio tramite voi ospiti, sulla grana Sneijder, perché forse alla lunga un giocatore col suo talento, con la sua qualità, incide pesantemente nell'eventuale processo di Stramaccioni. Non affidarsi a una risorsa. Io ho sempre detto che Sneijder è una risorsa, non un problema. Sembrava avviato in questo senso anche l'Inter, adesso per ragioni che non c'entrano. Stramaccioni non c'entra niente, perché sono bugie. L'Inter sta di fatto rinunciando a un talento. Dopo l'allenatore saprà lui dove mettere o non mettere. Hanno sempre sostenuto, è una risorsa, lo stesso Stramaccioni. Adesso mi si viene a dire che per scelta tecnica non Alessandro, si l'Inter potrebbe essere più pericolosa con Sneijder, oppure un giocatore che tu dall'esterno lo vedi ormai esterno, esterno a sua volta? Non ricordo se era l'esordio in questa trasmissione o meno, però ho avuto il piacere e il dispiacere di venire qui dopo Juve-Inter. E avevo posto proprio a Stefano mi ricordo questo quesito, cioè Sneijder non c'era. E prima ancora che si iniziasse a parlare di contratto da rinnovare, eccetera, eccetera, avevo detto: ma non è che questo Sneijder potrebbe, cioè, perché è un gran giocatore, ok, però dopo che aveva trovato, sembrava che avesse trovato l'assetto, no? Ranocchia, Samuel, dietro, quattro centrocampisti e il tridente. Io non capisco perché Guarin non possa essere uno dei due centrocampisti centrali, onestamente, e quindi giocare con lui per il tridente. Perché ce ne sono altri quattro. Perché va solo a tirare un centrocampista che non dà una palla alla fine. Cioè Sneijder di fatto si è rivelato. Quindi riproponiamo il quesito. Torniamo a poi. Io dico, hai comunque un tridente con o senza Sneijder? Perché è un tridente con i fiocchi, perché Palacio è un giocatore che secondo me in giro in Europa ce ne sono pochi. È che è normale che se alla prima difficoltà te opti per Cassano e Palacio, anche per caratteristiche, è uno che ha bisogno di giocare, non è uno come Alinzaghi che i 5 minuti basta, lui è un diesel, ma se lo fai giocare con continuità, è un giocatore che ha tutte le qualità tecniche, intelligente calcisticamente, ti fa fare gol, fa gol, e non capisco perché non metta dentro, intanto che parta dal tridente, poi vediamo di aggiustare dietro. Torniamo a Stramaccioni, allora. Cose come... secondo me... si è verificata una situazione un po', cioè delle situazioni contingenti, cioè Ranocchia e Samuel si sono infortunati assieme, uno era squalificato, Cassano è stato squalificato per 2 giornate, questo deve avere un po' destabilizzato le certezze di Stramaccioni, che secondo me sta facendo comunque un grandissimo lavoro. Tre risultati negativi a fila che lo possono mettere, sì, certo, insomma, poi... Il termine di il benchmark di Stramaccioni è Antonio Conte e la Juve, e qui c'è da mangiare puccia, si dice in Puglia, vuol dire è una forma di pane arabo, quindi voglio dire, non è semplice, quindi aveva trovato un certo tipo di assetto, sono mancati i difensori centrali, perché infortunati, piuttosto che Cassano davanti, che stava giocando benissimo, vediamo se a gennaio, come dice Stefano, Eolo, tra gli obiettivi del mercato invernale dell'Inter ci può essere il giocatore giusto. Buscemi, lo faccio commentare a te questo cartello grafico degli obiettivi di mercato dell'Inter di un infastidito. O si riappacificano con Sneijder, che è cosa secondo me molto difficile, oppure ci vuole un bravo trequartista, proprio perché adesso io quando vedo Cucinho. Che entra, primo tiro tira fuori, 4 palle ha toccato, ne ha perse 5. Ma non c'entra niente! Non ha neanche la stazza! Allora, Massimo, tra questi, qual è il giocatore che secondo te farebbe fare il salto di qualità all'Inter? Questo Paulinho. Paulinho? Sì. Gli altri? Lo conosco. Oggi ha vinto. Gli altri non ti interessano? Ma gli altri sul mercato italiano non è che ne vedano. Scanzani, uno scambio Sneijder-Boateng di cui si parla da parecchi giorni? Ma al di là dell'aspetto economico che non ci riguarda, non lo fanno. Penso che avrebbe vantaggio il Milan, perché se devo essere sincero Boateng è un po' un anarchico, è uno che gioca solo esclusivamente per far gol e basta, e non recupera una palla, non dà una palla a gol, allora se lo imposto da centrocampista e impara a fare centrocampista può essere un ottimo acquisto, perché dal punto di vista atletico è un animale molto forte, calcia bene con entrambi i piedi, è aggressivo, contrasta, per cui magari è poco geometrico, però c'ha una corsa che ti può sopperire anche la poca... Però io, secondo me, l'Inter oggi ha giocato con Zanetti, 39 anni, Gargano,
se il Napoli è lasciato andare via, non credo che sia un fenomeno. E Cambiasso, che non è proprio in questo momento il massimo della condizione, bisogna svecchiarlo. Allora, io ho bisogno di un centrocampista alla Piero, uno di costruzione, più qualità per l'Inter. Dice Scanziani, e l'Inter ce l'aveva oggi. Va bene, soprattutto ho visto Pizzarro. Bene, bravissimo Giancarlo. Allora, noi andiamo in pubblicità perché so già che Luca Valtorta sta arrabbiando, il nostro regista. Tra poco parliamo del posticipo Napoli-Bologna. Di parlare del posticipo di Napoli, soprattutto con le parole di Mazzarri, guardiamo le grafiche dei nostri amici di Better, le proposte per le scommesse di questa settimana, perché Giancarlo, io oggi ho sbancato grazie a Better, non so te, te non hai vinto. No, non ho giocato, avrei preso Coppa Italia, Inter Verona, Inter favoritissima, Lazio Siena, Udinese Fiorentina e Napoli. No, Napoli-Bologna, c'è ancora Napoli-Bologna. Napoli-Bologna, no, ci sarà ancora Coppa Italia. Bravo. Stavo andando in tilt, bravo Giancarlo. Queste sono le quote dell'esito finale di queste partite. Sai qual è il problema? Te lo dico in un secondo. Che purtroppo in Coppa Italia non sai che formazioni vanno in campo, quindi queste quote, peraltro preparate da specialisti, possono essere soggette a variazioni clamorose. Allora puoi anche giocarti il passaggio del turno, Giancarlo, con 1,15 l'Inter favoritissima, così come poi la Lazio e il Napoli. Invece Udinese Fiorentina sarà una partita, secondo i nostri amici di Better, più equilibrata. Io voglio vedere le formazioni che vanno in campo. Ho capito, non ce l'abbiamo, non è che... Se sei un grande scommettitore devi andarti a informare tu. Con una giocata del genere... Ma mi devono aiutare a capire. Scanziano, no, ti ho detto questa cosa e si è imbuffalito. Ah, giocata 10 euro, la vincita è di 218 euro e 50, questa per la Serie B con Asso di Brescia. E poi le partite di Coppa Italia, non venitemi sopra parlando per favore, se venite a casa non capiscono. Ok, quindi ringraziamo i nostri amici di Better, io oggi grazie a loro ho vinto, quindi ringrazio il tuo. Hai preso Bologna? Ho preso il gol tra Napoli e Bologna, entrambi segnavano. Ok, allora, a proposito di Napoli-Bologna, mister Scanziani, che partita è stata? Come l'ha vista? Molto rapidamente. È stata una partita bella, piacevole. Il Bologna è partito molto bene. Prima dell'inizio della partita, stavamo parlando con Alessandro, diceva com'è spregiudicato Pioli, perché è partito con una difesa 4, 2 centrocampisti bassi, 3 mezze punte e una prima punta, e gli ho detto, vai a Napoli, sai che se ti va bene perdi, no? Per cui andiamo e cerchiamo di giocarcela. Ed è stato molto bravo, Pioli, passato in vantaggio, ha fatto il secondo gol annullato, c'era o non c'era, poi a un certo punto mi toglie il centrocampista Guarente per mettere un difensore, ed è passato a difesa 5, cioè ha cambiato un po' la squadra. Tutti i fenomeni. Forse non è stato per quello, però Napoli ad agio d'agio è venuto fuori, a un certo punto ha rischiato di vincere, avrebbe anche meritato quel punto. Ha messo una punta in più, capito? Queste le pagelle del Bologna. Però ha messo una punta in più perché tu hai tolto un centrocampista in più e ci sei messo a 5, no? Ed è sempre stato 3, e invece ha capito il Napoli, Mazzarri in questo caso, che a 3 con una punta sola non serviva più, ha cambiato modulo. E comunque il Bologna non ha rubato niente, ha vinto immediatamente, ma ha fatto due gol negli ultimi 5 minuti. Vediamo anche le pagelle del Napoli. E le pagelle potevano essere diverse. Eccole qua, 7 a Hamsik, Insigne e Cavani, i tre nuovi tenori, diciamo, dopo Lavezzi, Insigne ha preso lo scettro. Quindi il reparto offensivo del Napoli promosso, secondo il nostro mister Alessandro Scanziani. Qualcosa da rivedere nel reparto arretrato, dove c'è Cannavaro, che domani, lo ricordiamo, rischia una pesante squalifica per il calcio scommesse. Sì. Vanessa, c'era una domanda da parte di una nostra telespettatrice riguardo a questa partita. Sì, esatto. Ci chiedono, Giulio e Andrea, chiedono un parere ai nostri ospiti. È più bello il gol di Koné o di Ibra contro l'Inghilterra? Eragno, tu hai visto il gol di Koné? A fare il tuo? Sono due gol difficili da vedere, con continuità, una bella lotta, però devo dire che questo di Koné, secondo me, è stato molto più difficile a impattare la palla. Quando arrivano questi cross, sai coordinarti così con una palla che ti arriva a... Besana, telegrafico su queste parole di Mazzarri, che dice: ora inizia un altro campionato, dobbiamo crescere, essere più cattivi. Penalizzazione? I giornali anticipano le sentenze. Io ti chiedo un parere sul ora inizia un altro campionato. Evidentemente Mazzarri, con uno spirito rinunciatario, forse dice addio allo scudetto?
No, credo che capisca che due sconfitte consecutive con tanti elogi a Milano, meno questa sera, ridimensionano il percorso del Napoli. E poi c'è questa tegola che a Napoli non ci vogliono pensare, voglio esorcizzarla, ma arriverà questa tegola della penalizzazione e della squalifica di Cannavaro. Mazzari ha già anticipato le sentenze dicendo che lui non è d'accordo, ma non capisco su quali basi possa lui esprimersi. Va bene, ne parliamo tra pochissimo, poi saluti finali, a tra poco. I risultati della sentenza, l'esito della sentenza sul Napoli, sul calcio scommesse, Mediaset ha annunciato e ha preannunciato che si prevede appunto una stangata sul Napoli, il meno 2 in classifica, più le squalifiche per gli azzurri su tutti quelle di Antonio Cannavaro. Non ci aggiorno anche su una notizia di mercato, perché si allenerà questa settimana con i suoi nuovi compagni, Floro Flores, o meglio, nuovi per tra virgolette, perché l'attaccante di proprietà dell'Udinese che ha giocato nel Granada in questo inizio di stagione aveva già militato nel Genoa con ottimi risultati, un Genoa che è penultimo in classifica, quindi il presente Preziosi ricorre subito sul mercato. Di che ha fatto quel gol ancora, quello sconosciuto, quel piccolino lì, quello che gioca nel Barcellona, come si chiama quello sconosciuto? Lionel Messi, è arrivato a quota 90. Ha fatto ancora due gol, è arrivato a 90, ha stracciato tutti i record, però ha fatto gol anche Falcao. La bestia era Eh beh, due signor giocatori. Pesano ha preso palo. Allora, io saluto e ringrazio Alessandro Di Michele di Poker Stars. Ciao, grazie, buonasera a tutti. E in bocca al lupo per i tuoi tornei, Alessandro. Credo. Giancarlo Pesana. Buonanotte, viva la Teresina. Stefano Eragno, grazie Stefano. Ciao, buonanotte a tutti. Massimo Buscemi. Ciao, grazie a tutti. Io rinnovo il mio annuncio, non voglio più Buscemi e Pesana insieme, per favore. Fatemi il regalo di Natale. Ringrazio anche Alessandro Scanziani. Buonanotte, viva la Teresina, perché è mia nipote. Ecco. Ringrazio anche la bellissima Vanessa Marchetti. Ciao Vanessa. Ciao, buonanotte a tutti. Io vi do appuntamento a martedì sera alle 20.30 qui su Odeon TV Campionato dei Campioni, perché parleremo tanto di calcio mercato e poi parleremo anche della Coppa Italia, perché ci sono altre partite come abbiamo visto in programma. Grazie mille per averci seguito e buonanotte a tutti.